Per il Radio Future Strategy, io sono Rev e questa è Vittoria 3 con la nostra Spagna grande potenza. Non male, non male, settima grande potenza, ma si può fare di meglio. Ci sono un bel po' di radicali perché il clero è molto potente in Spagna e non possono accettare di perdere le scuole cattoliche. Comunque un clero che perde influenza, sia perché non c'è più la religione di Stato, e se riusciamo anche a rendere la scuola pubblica laica, il calo di influenza sarà ancora più deciso. Adesso dobbiamo continuare a espandere il nostro impero semicoloniale, i nostri fantocci, la nostra super sfera di influenza. Dobbiamo tornare ad avere un vero impero spagnolo. Abbiamo già l'Argentina e il Cile, li abbiamo recuperati. Pensavo a il Venezuela. Sembra moderatamente isolato a livello diplomatico. Sta pure danneggiando le relazioni con Stati Uniti e Germania. Ah, il Venezuela danneggia le relazioni con gli Stati Uniti. Chi lo avrebbe mai detto? Va bene, proviamo a renderlo fantoccio. Non credo che nessuno verrà in loro aiuto. Potrebbe venire in loro aiuto la Gran Bretagna, che ha territori qui di fianco. Non è impossibile. La Guyana. Non è impossibile, ma non è neanche probabile. Adesso abbiamo un po' di deficit di un po' di cose. Fammi smettere di migliorare le relazioni qua. Ok. Abbiamo anche un bel deficit burocratico, non da poco. Sono anche un bel po' di disoccupati che abbiamo appena fatto, quindi è normale che i radicali siano venuti su così di botto. Facciamo un po' di municipi, edifici governativi. Tanto fammi chiedere al Venezuela anche le riparazioni di guerra. Vedete che anche con le tasse abbassate stiamo ancora producendo attivo. Ma io adesso tolgo un'altra tassa sui consumi. Tolgo anche quella sui vestiti di lusso. Ma sì, perché no? Tac, rimossa. Si va, si va, si va. Siamo comunque in attivo, ma abbiamo di nuovo l'autorità in positivo. Fa passare le leggi un po' più velocemente, averla in positivo. Ok, non sembra che nessuno voglia intervenire a favore del Venezuela. La Francia è al nostro fianco. Questi sono casini che stanno succedendo nelle Indie olandesi. Però la Germania non ce la fa. Praticamente è Germania, ma gli mancano. Non è riuscita ad assimilare questi pezzi qua. Nassau, Waldeck, Francoforte, Oldenburg. Se prendesse uno o due di questi, riuscirebbe a formare la Germania vera e propria. Stiamo per caso spendendo un bel po' di burocrazia per fare il sopralluogo a Panama? Mi sa di sì. Mi sa che è uno dei motivi per cui stiamo spendendo tutta questa burocrazia. Ok. Andiamo a invadere navalmente lo stato di Bolivar. 55, 55 reggimenti. Quanta flottiglia abbiamo? 51, ok, quindi non è abbastanza, ma di molto poco non è abbastanza. Non dovremmo avere una grossa penalità di sbarco. Adesso con calma rifaccio gli edifici burocratici, eh. Con molta calma. Tanto abbiamo un po' di disoccupati, visto che abbiamo iniziato ad adottare più tecnologie per risparmiare, per mandare a casa i lavoratori. Carta e penna, ok. Far praticamente istituire le scuole pubbliche. Il dibattito si è fermato a causa di proteste. Molte famiglie si lamentano che non hanno il potere d'acquisto per affrontare le spese, no? Anche solamente prendere carta e penna, i quaderni per questi poveri bambini. E quindi questo insomma, prevenirebbe comunque, impedirebbe ai loro bambini di essere scolarizzati. Ok, daremo alle scuole, oddio, meno 15% di burocrazia? Tantissimo. Oppure diciamo, no, non possiamo dare alle scuole delle sovvenzioni per carta e penna, ma l'hanno mai fatto? Cioè, è assurdo, è avanzatissimo per quanto mi riguarda. Sì, tutti devono poter andare a scuola, carta e penna. Ok,
Ora il deficit burocratico è diventato un buco enorme. Abbiamo un tax waste del 31%, non riusciamo a prendere il 31% delle tasse. E finalmente siamo in deficit, vai così, viva il deficit. Abbiamo finalmente sbloccato le centrali elettriche. Fammi vedere se c'è qualche tecnologia che mi toglie le castagne dal fuoco burocratico. Questo è troppo in là, è livello 4. Prendiamo i fondi mutuali, va? Un po' di società per azioni e scambi sul libero mercato di quote di aziende per rafforzare i capitalisti. Non mi dispiacerebbe. Lo sbarco non ha avuto successo, ma questo è per la penalità. Ma la penalità era piccola. Ok, abbiamo avuto uno sbarco traumatico. Dobbiamo provare a sbarcare da un'altra parte. Proviamo a sbarcare nello stato di Zula. Dai, su. Non possiamo farci battere dal Venezuela. Che figura ci faccio? Perdo totalmente la faccia. No, 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 non va bene. No, 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 non va bene. Andiamo. Gli Stati Uniti stanno finendo il Messico. Oh, forse hanno messo a posto gli Stati Uniti, c'è da dire quello. Allora, lo sbarco questa volta è andato decisamente meglio. Le nostre truppe spingono, erano meno difesi da quelle parti. Adesso sicuramente ci posizioniamo. Stiamo facendo un po' fatica sul finire, ma. Cosa sta facendo il Brasile? Brasile in guerra con il Perù-Bolivia. Attenzione. Lo vuole soggiogare? Brasile vuole conquistare metà America Latina? Va bene. C'è stata un'eruzione in Nuova Guinea. Vabbè, ci becchiamo. Sì, si beccano i problemi. È finita l'ispezione per il canale di Panama che mi stava prendendo 1000 punti burocratici. Possiamo. Ok, questo ci abilita una decisione per comprare della terra a Panama senza dover conquistare Nuova Granada. Ci pensiamo, con calma, prima questa guerra. Intanto sono passate le scuole pubbliche, grazie a Dio. Ora porto la polizia a 5, così tutti questi radicali che stavano supportando la chiesa ci pensano due volte. Siamo entrati in Venezuela. Abbiamo sbloccato anche dei nuovi fertilizzanti. Ecco, qua è il momento in cui uno deve fare molta attenzione a compensare con i fertilizzanti. Perché se no diventano o troppo costosi o troppo poco. Qua, ad esempio, il prezzo del grano, ora che utilizziamo fertilizzanti, lo sto facendo nelle risaie, che per semplicità generano grano, per dire che generano cibo primario. Comunque, lo sto adottando nelle risaie e non qua. Nelle piantagioni di grano perché non voglio mandare il prezzo del grano troppo basso. Già così, guardate, diventa bassissimo. Non mi sta neanche dicendo che conviene esportarlo. Non c'è nessuno. Non c'è mai fame di grano in Victoria 3. È modellata male come cosa. Ci dovrebbero sempre essere dei posti del mondo, soprattutto le grandi nazioni industriali, che sono importatori di grano in quantità industriali, passatemi il non gioco di parole. Il Perù-Bolivia si è tirato indietro, non mi aspettavo questo. Oibo. Oibo, oibo, oibo. Super Brasile? Non a potenza. Questo Brasile fa abbastanza paura, devo ammettere. Ci può essere un solo egemone del Sud America, mio caro. Mi sa che sappiamo dove andrà a parare questa partita adesso. Ho questa sensazione. Intanto lì in Venezuela stiamo scorazzando allegri, senza grossi problemi. E infatti adesso il Venezuela si piegherà. Fammi un po' vedere le decisioni possibili. Comprare terra a Panama per 9 anni, aumento di 30.000 le spese, ci dà direttamente la provincia. Grazie. Giusto, tra virgolette, treaty port.
Prima di tutto facciamo dei porti normali. È un edificio governativo. Manca la gente qua a Panama. Devo probabilmente spostare qualcuno degli editti. Editti abbiamo. Qua abbiamo ancora le risorse. Migrazione verso la Castiglia. Ok, fammi togliere l'editto di migrazione qua e fammelo mettere a Panama, che avremo pur bisogno di gente che lavori a questo canale. Incorporiamola. Il Venezuela si è piegato. Fammi refreshare la mappa. Eccolo qua, è giallo. E oltretutto nella mappa del mercato, non dimentichiamoci che anche Nuova Granada è nel nostro mercato. Ok, una soddisfazione. Brasile, con chi sei alleato? Ha un patto difensivo con la Gran Bretagna, ci possiamo sognare. Il Venezuela adesso ci chiede l'indipendenza, ma che cosa stai dicendo? Vi abbiamo appena soggiogato. Ok, miglioriamo le relazioni con loro, dai. Con calma. Si faranno di nuovo furbi questi simpaticoni. Qualcuno di voi che vuole entrare nella nostra unione doganale? Vedo la Tripolitania che vuole entrare. Sì, entrate, entrate. Spero che questo non faccia arrabbiare la Francia. Spero che non ammazzino il dittatore della Tripolitania, causando instabilità nella regione per 20 anni solamente perché volevano avere loro tutti eventuali diritti di sfruttamento delle risorse naturali. Ogni riferimento a fatti o persone reali è puramente casuale. Ok. Guarda qua il mercato francese. Tentacolare. Li devo tenere stretti, sti francesi. Guardalo lì. Ha 8 anni con la sua uniforme militare. Va bene. Allora, la prossima legge che dobbiamo far passare è l'esercito di massa, perché avvicinandosi al 1900 le grandi nazioni europee, e noi siamo una grande nazione europea, devono avere un esercito pronto a chiamare tutta la popolazione, come coscritta, tutta, beh, una buona parte della popolazione, milioni potenzialmente di persone, per la grande carneficina industriale. Abbiamo sbloccato anche le mitragliatrici Gatling. Minimo avanzate, che bello. Adesso espanderò un pochino il settore delle costruzioni. Conscio comunque del fatto che la popolazione pian piano arriva, ma comunque pian piano arriva. Sale di parecchio, la pop. Una Spagna con 33 milioni, quando l'hai vista mai? Nel 1891. In Victoria di solito alla fine del gioco la Spagna fa fatica a essere a 20 milioni. Abbiamo meno popolazione di non molto del Giappone. Il Giappone parte con tantissima pop. Ma infatti il Giappone, tolte le castagne dal fuoco iniziali, è molto molto forte. Standard di vita 16.4, vi ricordo che abbiamo un obiettivo. Abbiamo l'obiettivo di portarlo a 20. Tra l'altro, tra gli stati più avanzati al mondo a livello di standard di vita per i cittadini ci siamo noi. Haiti e Cuba che sono nel nostro mercato. Poi Francia e Gran Bretagna, Australia, Belgio, Cracovia e Hohenzollern che sono piccoli principati. Quindi è facile per loro avere lo standard di vita alto. Faccio anche gli affari interni livello 5 dopo aver fatto la polizia livello 5. Questi radicali si devono guardare. Sì. Più 2 allo standard di vita dei lavoratori della Castiglia. Ci ha dato un più 0.2 perché comunque la Castiglia è una buona parte del nostro. Dei nostri territori. 3.4. 10% della popolazione vive qua. Quindi, avendo aumentato di 2 lo standard di vita dei lavoratori della Castiglia, è salito lo standard di vita complessivo di 0.2 dell'intera nazione. Potrei abbassare le tasse ancora un po', ma non lo faccio ancora, perché comunque se le abbasso ulteriormente. Vabbè, in realtà. Magari invece di abbassare le tasse potremmo alzare gli stipendi dei militari. Da un po' più morale e un po' più power projection. Spendiamo un po' più di soldi, ma non troppi, perché comunque i militari non sono così tanti.
E appunto ci dà più power projection, più proiezione del nostro potere, quindi più prestigio, perché il prestigio è derivato anche appunto dalla proiezione del potere. 1489 di prestigio. Si è formato il partito agrario? Incredibile, perché il popolo contadino, il popolo rurale è arrivato ad avere più di 5% di clout, di rilevanza. Non me lo sarei mai aspettato. Il capo del popolo rurale è, ve lo dico, Teresa Fitz James Stewart. Ha proprio un nome che trasuda spagnevolezza, spagnoleggiantezza. Come fa a essere spagnola sta donna con questo nome? Ma mi scusi, di dov'è lei? È spagnola. Va bene. Sarà il marito che è inglese, che vi devo dire. Aveva preso il cognome del marito. Ora abbiamo preso le industrie scambiate sul mercato libero, publicly traded. Inizia ad adottarle in certe piantagioni, magari addirittura davvero in certe industrie, ma non voglio esagerare perché non voglio ancora causare sconvolgimenti nello standard di vita. Comunque questo rende i capitalisti più ricchi e rende più gente capitalista, più gente investe. Ed avendo noi il laissez-faire incrementa il nostro investment pool, che è già enorme, francamente non è un problema, era già enorme, ma che cosa vi devo dire? Dunque, abbiamo sbloccato le centrali elettriche che non ho ancora fatto perché non abbiamo nulla che le usa al momento. Ok, prendiamo le pompe per i pozzi petroliferi che danno anche l'irrigazione automatica per certe piantagioni. Non c'ho proprio niente che io possa già adottare per poi tirare una botta alle centrali elettriche. Ah, sì, le seghe elettriche, ok. Allora iniziamo a fare centrali elettriche. Vedete che sono in rosso per il semplice fatto che operano senza avere domanda, ma io appena ne faccio una stimolo la domanda iniziando ad operare l'elettricità. Non preoccupatevi quando vedete il rosso, non fatevi fregare da Victoria, perché ovviamente non conta che voi poi abiliterete la cosa che poi rende produttivo l'edificio. Dunque, un'espansione del Partito Democratico Progressista. Gli vogliamo dare più forza, ma 2% delle pop dell'Asturia diventa radicale, va bene. 2% delle Asturie possiamo anche sopravvivere. Sono 1,7 milioni in tutto. 2% di 1,7 milioni. Tanto abbiamo la polizia segreta. Io vi vedo. Vi vedo. Vi vedo. Abbiamo il livello 5 della polizia segreta quasi. Affari interni livello 5. Affari interni e la polizia segreta. Lunda. La Francia continua a fare cose da Francia. Non voglio ancora migliorare il welfare ulteriormente. La nostra innovatività è sotto il cap adesso. Generiamo 129,8, il cap è a 136,4, il che vuol dire che possiamo fare altre 4-5 università. Adesso le metto poi, appena finisco due centrali elettriche, le metto in coda. La nostra infamia è scesa a 6,6, quasi a zero. Guardate l'Isabella, oh, è diventata un po' vetusta. Il figlio tra... Lei comunque è pro intelligenza, mentre il figlio, l'erede al trono, l'infante di Spagna, è pro Chiesa Cattolica, ma la Chiesa Cattolica ha perso una larga parte della rilevanza, solo più 10% di clout. D'altronde non amministrano più le scuole. L'Argentina sta colonizzando la Patagonia, meno male, un po' alla volta, piano piano. Fammi vedere se c'è qualcuno che entra nella nostra unione doganale. No, 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 no. Nessun birichino. Ok, abbiamo quasi finito le centrali. Mettiamo subito le segherie. Tra l'altro questo porta giù il costo del... Cioè, produciamo così tanta legna in più. Improvvisamente crolla il costo della legna che è stata costosa tutta la campagna. Quindi adottiamo per adesso solo in certi posti. Ok,
il metodo di produzione. Proprio per non rendere improvvisamente improduttive le nostre segherie. E poi con calma lo adotteremo anche in altri posti. Cosa sta succedendo qua? C'è una carenza di elettricità, lo so. Sono finite, infatti è finita la carenza. Solito evento della chiesa che si arrabbia che i musulmani si arricchiscono. Tutti si devono arricchire in Spagna. Tutti, chiunque si deve arricchire. È giusto così. Non ci sono disoccupati, che non è una cosa malvagia, eh. Lo è, lo è. Sembra una cosa bella, ma in Victoria vuol dire che non c'è popolazione. Non c'è popolazione da urbanizzare. Allora, ricordatevi, meglio avere i contadini di sussistenza che i disoccupati. Se voi vi siete completamente urbanizzati e non avete più terra disponibile, e causate disoccupazione, questi muoiono di fame perché non possono tornare a lavorare la terra. Ora, la verità è che tanto avrete probabilmente altre industrie che li riassumono, ma c'è quel rischio lì, volendo addirittura. E non si lavora più la terra in maniera poco produttiva di sussistenza e questi muoiono di fame. Il rischio c'è. Fammi anche nei ranch adottare. No, assolutamente non adotto le recinzioni elettrificate. Costa l'ira di Dio, non conviene. Manda a casa 160.000 lavoratori. Ok, costa già di meno perché abbiamo finito altre centrali elettriche. Sì. Fammi mandare a casa qui 160.000 lavoratori. E a me va benissimo. La Francia sta continuando a martellare. Ora che stiamo mandando gente a Panama. Stiamo mandando, ci stiamo provando. La popolazione cresce, ma cresce ben poco. Fammi mettere il canale di Panama lì in costruzione. Ci vuole qualche 2 anni ci vogliono. È anche poco credibile. Dovrebbero volere molti più due. Non so quanto ci hanno messo storicamente a fare il canale, ma in realtà, una volta che è la tecnologia giusta. Tra l'altro, i francesi hanno fatto Suez. Oh sì. Francesi aggressivissimi in questa partita. Sto bambino è impestato. Non lo fermi. Perché? Ma perché gli Stati Uniti? Ma che problemi ha? Ma questi sono dei confini. Mi fate venire un ictus con questi confini. Tra l'altro, compratevi l'Alaska dalla Russia, per favore. Fatemi il piacere di comprarvi sta Alaska. Oh, io sto facendo di tutto. Continuo ad abbassare le tasse, continuo ad alzare gli stipendi. E no nonostante tutto, continuiamo ad avere un attivo pazzesco. Fammi alzare ulteriormente gli stipendi dei militari. Ci dà ancora più power projection la cosa. L'Italia è tutta esercito, è assurdo. Hanno il PIL che è un quarto del nostro, ma 1900 di prestigio. È l'esercito professionista, stai a vedere. Cioè, l'esercito di massa. Non è parte delle nostre leggi. Chi è che supporta l'esercito di massa? Forze armate e sindacati. Noi le forze armate le abbiamo al governo. Ok, ci manca ancora la tecnologia. Militare. Vai giù qua. Cosa diamine serve per l'esercito di massa? Beh, mica era dietro. Ero abbastanza sicuro che non fosse bloccata dalla tecnologia. Dunque, il nostro governo. Ci sono le forze armate. E alle forze armate andrebbe bene. Sono jingoisti, quindi sì. Gli va bene anche la coscrizione di massa, oltre che l'esercito professionista. Vabbè, non è ancora il momento tanto di avere tutti quei reggimenti a portata di mano. Però sì, non possiamo poi avere un esercito professionista grosso abbastanza. Ora, i salari dei militari sono molto alti, che vuol dire che molta gente può scegliere, probabilmente sceglie di andare ad arruolarsi invece di andare nelle fabbriche. Spero di non aver esagerato.
Tanto incentiviamo un po' di capitalismo. Scambiatevi pure le quote. Abbiamo 4 milioni di lealisti. Sono gli standard di vita che crescono e la legittimità del governo che è molto alta. Infame praticamente a zero. Ok. Carissimi. La situazione in America è pittoresca, quantomeno pittoresca. Poi il Brasile con sto... Cioè, il Brasile è nell'unione doganale della Gran Bretagna, eh? Per farvi capire. Non sono indipendenti comunque. Quindi possono avere questa politica fino a un certo punto. L'Ecuador ha un patto difensivo, a parte che lo stiamo ancora bancrollando. Ma io voglio vedere. Perché l'Ecuador non entra da noi? Io non lo so. Mi fate piangere. Algeria, entri nella nostra unione doganale? Vuoi cambiare? Ti faccio una proposta. Rubare l'Algeria alla Francia. Quant'è? Meno 25. Valuta troppo quella con la Francia come unione. Peccato. Belgio? Ma che? Beh, io ci ho provato. Chi è che è un debito che potremmo rilevare? La Russia? No, la Russia non accetterebbe. Vabbè, con tutti sti soldi non so ancora che tipo di diplomazia fare. Dovrei di dichiarare il Brasile rivale. Facciamolo. Ci dà 300 di influenza con cui fare politica. Uruguay che... Ah, sta venendo bancrollato dalla Gran Bretagna. E migliora le relazioni con l'Italia, ci sta. Paraguay invece? Ok. Proviamo a rendere fantoccio il Paraguay. La Gran Bretagna potrebbe intervenire. Vabbè, anche che interviene la Gran Bretagna non mi cambia niente. Non ci serve neanche fare sbarchi. Mandiamo in Argentina le nostre truppe e spingiamo. Si va! Abbiamo sbloccato le pompe petrolifere e non solo. Possiamo fare poco petrolio in Nuova Guinea. Lo inizia a fare, anche se poi non so neanche come spenderlo. A livello invece militare, si va avanti con le trincee, assolutamente. Tanto stiamo prendendo le statistiche militari, che ci richiede meno beni per mobilizzarci perché facciamo meno spreco. E poi facciamo la propaganda di guerra, che ci dà più 20% coscritti. Anche se è un 20% su una quantità di coscritti bassa, perché non abbiamo ancora la legge dell'esercito di massa. Vabbè, 154 coscritti, quindi più 20% ci dà un altro 30. Sì, in pratica, l'unico motivo per cui il nostro prestigio non è altissimo è che non abbiamo un esercito di massa. Se avessimo anche l'esercito di massa con, insomma, la capacità di chiamare i coscritti quando è il momento, con una leva di massa, avremmo molto più prestigio. Probabilmente nell'ordine di essere. Saremmo probabilmente almeno quarti, credo. Vulcanizzazione, gomma sintetica e altri animali fantastici, dove trovarli? Finalmente abbiamo trovato un modo per usare la gomma. No, però non conviene andare a usare sta roba dappertutto, perché se si usa sta roba dappertutto poi non si fanno più vestiti per i poveri, si fanno solamente più vestiti fighi. Iniziamo ad adottarla in uno stabilimento che comunque ha un buon valore e finalmente iniziamo a sfruttare la nostra gomma a dover. Chiaramente nessuno si schiera con il Paraguay, a parte che c'era solo la Gran Bretagna letteralmente con un interesse in quella zona. Caro Paraguay, benvenuto nel nostro impero. Ci vuole un attimo, non è istantaneo, uno schiocco le dita e prendo il Paraguay. Il prossimo è l'Uruguay. Perché come dice il proverbio, guai in Paraguay, guai in Uruguay. Non esiste nessun proverbio, me lo sono inventato io adesso. Prima che andate a cercare su Google. Sì,
Sì, l'Uruguay anche, non credo che... È un'attitudine conciliatoria, ma quale conciliazione? Piegatevi. Piegatevi alla regina Isabella. Sua vetustità. È morta la Vittoria? No? C'ha 12 anni più di me, ma campa ancora. Sta strega. Qua intanto c'è il bambino più anziano del mondo. Ha 11 anni, non è quasi più un bambino. Insomma, ne dimostra 47-48 con quell'attaccatura di capelli e quel capello grigio, ma... Bambino. Fantastico che Cile e Argentina si stanno rubando i pezzi di colonia a vicenda, ma tanto sono entrambi i nostri fantocci. Come sono le relazioni con il Venezuela? Ok, sono fedelissimi a noi adesso, son diventati fedeli. Bene. Cosa vuol dire in vita... Ah no, era l'Ecuador. Scusate, ho cliccato sull'Ecuador per sbaglio, ma mi ha fatto scoprire che in realtà finalmente l'Ecuador è disposto forse a entrare nella nostra unione. Ok, intanto abbiamo fatto l'accordo commerciale, ma con il favore entra anche nell'unione doganale. È caduto il Paraguay. Oh my my. E l'Ecuador è entrato nell'unione doganale. Ah, guardate qua il mercato spagnolo quanto è esteso. Questa sì che è una potenza. Adesso sono contento che non hanno ancora messo il contenuto. Non hanno ancora messo il contenuto e non c'è ancora l'evento della guerra tra Stati Uniti e Spagna che non provano a rubarmi Cuba e le Filippine. Perché finisce male, finirebbe male. Presidente Joel Boggs. Impossibile, mai visto un presidente degli Stati Uniti con i capelli rossi? Ah, magari uno arancione biondo, ma con i capelli rossi no. Va bene, sono conciliatori. Ah, gli Stati Uniti vogliono fare pace con noi, le relazioni sono fredde, erano antagonisti. Su questa nota splendidamente conciliatoria, fammi smettere di bancrollare. Miglioriamo le relazioni con gli Stati Uniti, anch'io voglio essere amico con voi. Non perché ho paura, assolutamente. E ci fermiamo qui per questo episodio, con un impero che sta tornando. Alla prossima, ciao!